Ciao amici, oggi io e Anella siamo qua per farvi vedere un esercizio per i bicipiti e i tricipiti, lavorando sempre in superset, perché sapete che io amo i superset. Allora, il primo esercizio per il bicipite sarà bicipiti concentrato a un manubrio. Il gomito deve stare bene appoggiato sull'interno del ginocchio e il petto bene aperto. La contrazione muscolare massima avviene proprio a metà, quindi non serve né andare troppo giù né andare troppo vicino alla spalla. Questo è l'esecuzione perfetta. Mi raccomando, petto aperto, non incassate la spalla all'interno. Adesso andiamo a vedere invece il secondo esercizio per i tricipiti, o chiamiamole così, le tendine, per le mie signore che vengono in palestra. Ecco qua, tricipite dietro la testa con un manubrio. L'angolazione di Anella è perfetta, faccio l'assistenza col braccio opposto proprio per non fare aprire il gomito e Anella fa un'esecuzione perfetta, ma come sempre non avevo dubbi. Questi sono i miei due esercizi preferiti per la tonificazione delle braccia. Adesso andiamo a vedere un altro esercizio in superset per le braccia, per la tonificazione sempre dei bicipiti e dei tricipiti. Vediamo con Anella con i due manubri, ok, perfetto, i due esercizi che io prediligo. Andiamo con i bicipiti, vai Anella, con due manubri, semplice semplice ma molto efficace. Potete fare 3-4 serie anche, perché l'esercizio è veramente molto semplice, per principianti avanzati tranquillamente non avete nessun problema, specialmente se lo fate da seduto. Però adesso voglio farvi vedere in superset i tricipiti che potete eseguire con questo esercizio, bravissima, che sono i dip su panca. Un esercizio che potete fare anche comodamente a casa vostra, ma è molto efficace. Va a lavorare benissimo tutta la parte del tricipite e non avete neanche bisogno di usare i pesi. Questo è l'esercizio più semplice che c'è. Ecco qua, Anella lo sta facendo in modo perfetto. L'importante è stare sempre attenti ai gomiti e ai polsi. Diciamo che il nostro tutorial per oggi è finito e vi diamo appuntamento, sempre io e Anella, alla prossima volta.